Eccoci. Virginia Raggi, oggi leggevo da qualche parte che se lei vincesse le elezioni a Roma, tra 2 settimane sarebbe la prima donna sindaco dal 753 avanti Cristo in questa città. Più o meno, sì. Ecco, si aspettava un risultato così significativo al primo turno, questo 35% che le dà effettivamente una buona base sulla quale costruire? Se l'aspettava? Guardi, devo dire che ci speravamo, forse aspettarcelo no, però ci speravamo. E poi comunque in confronto al 17% del PD, insomma, non c'è storia. Non c'è storia, le suggerisco prudenza perché no, come sempre si dice... No, come primo tempo di una partita, sì, certo, è finita in modo per noi molto, molto soddisfacente. Sì, sì, ed ha sì. ragione Alessandro Di Battista quando ha detto abbiamo lavorato tanto. Noi sono anni che ci impegniamo nelle istituzioni lavorando anche 12-14 ore al giorno. Torniamo a casa, continuiamo a lavorare, ci scambiamo mail alle 3 di notte... Per avete noi, lavorato sodo. Per noi è una cosa, cioè noi lo facciamo con passione. Però io non so questo. se lei si intende di calcio, ma dopo ne parleremo anche perché c'è una novità importante oggi sul calcio. Come sempre si dice, nei 2 turni delle amministrative il secondo turno non è il secondo tempo dopo il primo tempo, è proprio un'altra partita, quindi bisogna sempre tener conto di questo. Vedremo. Senta, ecco, però Roma e Torino obiettivamente sono stati 2 risultati importanti per voi. Non a caso un giornale come Il Libero oggi, eccolo qua, comandano le donne. C'è la sua foto, quella dell'Appendino, poi c'è, vabbè, aggiungono la Gelmini e la Meloni, ma come le migliori perdenti, diciamo così. Però è una vittoria delle donne o è una vittoria ancora una volta dell'antipolitica? Perché quando si parla di Movimento 5 Stelle c'è sempre in gioco l'antipolitica. Guardi, protesta o proposta? Guardi, più protesta è, che guardi, proposta. Guardi, non è antipolitica, è un altro modo di fare politica. Noi continuiamo a fare proposte nelle istituzioni e chi dice sempre no? Sono i partiti di maggioranza. È il PD che ha detto no al reddito di cittadinanza, è il PD che ha detto no all'abolizione di Equitalia, è il PD che continua a dire no alle nostre proposte. Quando chiedevamo per esempio il consiglio di comunale... Sì, ma infatti governano loro e governano con il no. No, attenzione, non è normale che dicano no, perché si deve andare sul merito delle proposte, non si deve andare mi perdoni, su chi le propone. Loro possono dire la stessa cosa a voi, quando, no, assolutamente non possono farlo, perché quando noi valutiamo il merito delle proposte, se sono buone le condividiamo, diversamente no. Quando noi abbiamo chiesto in Consiglio Comunale di liberare dal patto di stabilità le somme, quindi consentire ai comuni di avere, al Comune di Roma, di avere più soldi per le politiche sociali e per la scuola, ed è una cosa che Roma Capitale può fare, perché può negoziare spazi di patto. Quando noi l'abbiamo proposto e ci siamo visti chiudere la porta in faccia, cioè lei che cosa pensa di un partito come il PD che dice no a più, per avere più soldi sulle politiche sociali e sulla scuola? È irragionevole, senta, è irragionevole. Senta, poi parliamo anche di più nel dettaglio di Roma, però ancora una valutazione sul risultato politico complessivo, no? Di Maio ha parlato di un risultato storico, Grillo dice che il PD è finito. Però a parte Roma e Torino, per voi non è andata molto bene, no? A Napoli, beh, insomma, a Napoli il vostro candidato Brambilla si è fermato al 9,6. A Milano Gianluca Corrado guardi, poco siamo... più del 10. Guardi. Insomma, governate comunque 17 comuni su 8.000, la strada è ancora lunga, no? Ma noi siamo recentemente apparsi sulla scena politica, cioè ci siamo da qualche anno e siamo arrivati al 30%, è tantissimo, non solo. Dove governiamo? Noi abbiamo... A parte il fatto che abbiamo preso città in macerie, abbiamo risanato i conti e stiamo risanando i conti. Io faccio l'esempio di Pomezia, che è a pochi chilometri da Roma, è passata da un debito di meno 7 milioni a un saldo positivo di più 4 milioni in 2 anni. La città è rinata, stiamo riducendo la Tari, che è la tassa sui rifiuti, stiamo introducendo il reddito di cittadinanza comunale, abbiamo abolito Equitalia. A Livorno è andata un po' meno bene, diciamo. Ma guardi, lei mi sta facendo un caso, peraltro, attenzione, a Livorno il sindaco Nogarin è andato a portare una società che era quella dell'AMS, la municipalizzata dei rifiuti, l'ha presa in una situazione critica e l'ha salvata. Salvata. Quindi io non accetto, mi scusi, questa narrazione secondo la quale c'è un disastro. Sono domande, non sono narrazioni. Ma è vero, lei fa bene a fare domande, però accetti anche il fatto che ci sono tantissimi dati positivi. Ci mancherebbe. Senta, entriamo un po' più nel dettaglio di Roma. Il disastro l'ha causato il PD in quasi tutte le città che abbiamo vinto. Il disastro l'ha causato il PD dopo anni e anni di governo. Insomma, se questa adesso, è l'esperienza adesso, di governo, sarete messi, basta. Se vincete sarete messi finalmente alla prova. Allora, certo. Lei ha detto la sera dello spoglio domenica che il vento
sta cambiando. Però, sì, ecco, come le dicevo prima, prudenza in vista del ballottaggio, dovrete convincere parecchi elettori, no? Allora, lei a chi si rivolgerà, oltre che ai vostri, quelli si immagina che torneranno a votare ancora più convinti di prima, però ai delusi del PD, quelli di sinistra che sono disamorati verso Renzi, oppure ai voti in libera uscita dal centrodestra? Vede, noi continuiamo, farete appelli elettorali? Noi continuiamo a rivolgerci a tutti i romani, a tutti i cittadini. Noi stiamo proponendo una visione di città, cosa che sino ad oggi nessun partito ha mai fatto. Qual è la nostra visione di città? Innanzitutto una città più vivibile, dove i mezzi pubblici possano circolare, siano tanti, arrivino ovunque. Cioè, non voi si parli proporrete di più mezzi pubblici? Certo, più mezzi pubblici e in tutta la città. Proponiamo corsie ciclabili per quanto riguarda la mobilità, proponiamo una gestione sana del ciclo dei rifiuti, cosa che sino ad oggi non è avvenuta. Non è avvenuta perché abbiamo avuto la discarica di Malagrotta aperta fino a qualche anno fa. Il PD si vanta di averla chiusa, peccato che non abbia predisposto un piano alternativo, e quindi ogni tot Roma si riempie di nuovo di rifiuti perché c'è questa politica di fare e voi annunci. Come li smaltite? Con la differenziata? Farete inceneritori? Guardi, gli inceneritori li lasciamo al PD. No, noi aumentiamo la differenziata e poi ripariamo e restauriamo, moderniamo quelli che sono gli impianti di trattamento meccanico biologico che abbiamo e che devono essere ammodernati perché attualmente sono rotti, non vengono riparati e funzionano come mini discariche. Quindi quello che c'è da fare sono piccoli interventi che consentono alla filiera di ripartire. Senta, questo è fondamentale. Ancora... E poi per esempio dobbiamo rilanciare le imprese, ma nessuno si ricorda delle imprese e delle botteghe artigiane che chiudono. A Roma abbiamo un numero di negozi di vicinato che chiude, mentre aprono, e come li fate tenere aprire... aperti? Come li tenete aperti? Ma per esempio attraverso leve fiscali. Noi siamo andati a fare il giro dei mercati rionali, con i quali siamo in contatto da sempre. Ci sono tantissime misure che possono essere prese per rilanciare questi mercati. Per esempio anche consentire di fare attività di somministrazione cibo e bevande, cioè si compra la merce e si cucina sul posto, come viene per esempio in moltissime altre parti d'Europa. Cioè, ci sono tante iniziative. Senta, che possono essere rilanciate per sostenere le piccole e medie imprese, ecco, e anche le ditte individuali. Cioè, noi a Roma siamo ricchi di questo. Ecco, però siamo ricchi di questo, ma non abbiamo una lira, perché comunque il comune ha 13 miliardi di debiti. Certo, e come lo risolvete mangiati questo problema? Se li sono mangiati, però la situazione è questa. Innanzitutto occorre voi fare dite, facciamo dita. Questo, facciamo quello, ma i soldi dove li trovate? Allora, i soldi si trovano in varie... ci sono vari posti dove trovare i soldi. Innanzitutto occorre fare un audit sul debito, quindi una verifica su questo debito che oggi si aggira attorno ai 13 miliardi più 1,5 miliardi sul conto ordinario. Un audit e poi andare a rinegoziare i tassi di con mutuo. Le banche. Per forza. Oggi il costo del denaro è pari a zero, noi continuiamo a pagare un tasso di interesse che ci hanno applicato anni fa. Però non credo che 13 miliardi di mutuo lo ripianino le banche. Assolutamente, di debito. Assolutamente no. Poi Andrea mi faccia finire però, perché guardi, la domanda su dove troviamo i soldi è molto importante e quindi mi consenta di rispondere. Quindi un audit sul debito, rinegoziare il tasso di mutuo, andare a vedere anche di chi sono le responsabilità di quel debito. Perché ad oggi, sì, noi continuiamo a pagare debiti che non sappiamo di chi siano, però li paghiamo noi. Alt, ancora, una gestione sana delle casse. Io sono rapida, però lei mi fa, ma io non lo metto in dubbio che lei abbia una bomba. Anch'io ho una bomba, le posso dire. Poi, ce la scarichi subito. Il famoso tesoretto da 1,2 miliardi di euro di sprechi l'anno, che sino ad oggi nessun partito ha aggredito, e invece va fatto. Voi l'aggredite e che ci volete fare con quel miliardo e mezzo? Ma servizi, lo sa che per esempio aprire un asilo servizi per i cittadini? Aprire un asilo nido costa 1 milione di euro. Sì. Lì ce ne sono 1,2 miliardi. Io non voglio dire che faremo asili nido in tutta Roma per 1 miliardo, ma insomma, certo, qualcuno magari, in più qualcosa si potrà fare. Senta. E poi ancora, l'ultimo e finisco, oltre a una sana gestione delle casse comunali che sino ad oggi non è avvenuta, ci sono i fondi europei, ricordiamolo, perché sì, i fondi europei sono soldi nostri che noi diamo all'Europa e che dovremmo riuscire a prendere. Senta. Quindi basta formare i dipendenti capitolini per riuscire a farli diventare europrogettisti. Oh, allora, lei è molto... Cioè, i soldi ci sono, ma vanno in altri canali. Lei è molto ottimista per il ottimista. Secondo turno, però oggi è successo un fatto rilevante. Le dicevo prima che avremmo parlato di calcio, perché l'icona calcistica della capitale, cioè il capitano della Roma, Francesco Totti, ha detto: io sto dalla parte di chi sostiene la candidatura di Roma alle Olimpiadi. Non è lei...
no? Perché lei ha detto no alle Olimpiadi. È una sorta di endorsement per Giachetti. Allora, non la preoccupa questo? Perché guardi che Totti sposta centinaia di migliaia di voti a Roma, eh? È una minaccia? No, guardi, mi dicono... Aspetti, aspetti un attimo, mi dicono c'è una novità... C'è un'ultimissima proprio sul capitano, quando parla il capitano tacciamo tutto. Dobbiamo stare zitti e ascoltarlo, perché questa sera Francesco Totti ha scritto sul suo blog, voleva puntualizzare, io sono per la candidatura alle Olimpiadi, ma la politica non c'entra niente, non mi piace essere strumentalizzato dalla stessa, detto Totti. Ah, io sono uno sportivo, non sono per alcuno schieramento politico. È stata fortunata. Le è andata bene. Guardi che... No, però il tema c'è. Francesco Totti, che è un grandissimo sportivo e che è un campione mondiale, direi, di caratura mondiale, sia favorevole alle Olimpiadi. Non mi sorprende, anzi, mi sorprenderei del contrario. Noi non siamo pregiudizialmente contrari alle Olimpiadi, attenzione, ma l'abbiamo detto prima, Roma parte da una situazione di debito di 14 miliardi e mezzo, appunto. 13 più 1 e mezzo. Roma ha un problema di trasporti. Ma le farà le Olimpiadi o no? Guardi. Allora, se Roma vincesse in questi tre mesi, mi faccia dire, in questi tre mesi io sono andata tantissimo in giro per Roma tutti i giorni, più di quanto non abbia fatto nei tre anni precedenti, perché tutti i giorni sul territorio. Io non ho sentito un romano uno chiedermi Raggi, ma lei le fa le Olimpiadi? No, perché la voto in base a questo. Lei dice sa non è che una cosa priorità. Mi chiedevano i romani? Perché non passa l'auto? Perché l'autobus è in ritardo? Perché ci sono così tante buche? Perché l'immondizia le per strada? Le buche come le coprite? Capisce quali sono i problemi dei romani? Certo, allora forse il discorso delle Olimpiadi, mi faccio avvenire, forse il discorso delle Olimpiadi è un discorso giornalistico. Io capisco che si voglia polarizzare l'attenzione adesso su questo tema, ma i romani chiedono altro. Le allora buche come le coprite? Un sindaco deve ascoltare le richieste dei romani, non quelle dei giornalisti. E neanche quelle dei giocatori, dice. Ma lui è giusto che abbia mostrato favore per le Olimpiadi, viva Dio, uno sportivo peraltro di caratura mondiale. Le buche come le riempite? Le riempiamo facendo degli appalti regolari, cosa che sino ad oggi non è mai stata fatta. Detta così è facile però, no. Detta così è troppo facile. L'ha detto la procura. Senta, ultime due cose su Roma, poi le faccio vedere una cosettina di Fiorello divertente. Due cose lei ha detto in campagna elettorale che hanno destato un qualche stupore, diciamo così, anche molte polemiche. La funivia la vuole fare davvero, questa benedetta funivia tra Casalotti e Boccea? Mi dica pure la seconda così le rispondo a tutte. No, prima mi dica della funivia così vado a comprare gli sci e gli scarponi. Fa attrezzo. Benissimo, guardi, le posso dire che la funivia tra l'altro era già stata proposta mi pare da Veltroni e non suscitò tutto questo scalpore, però siccome la propone la Raggi allora addosso alla Raggi, questo ricordiamolo sempre. Quindi detto lei ciò, la vuol detto fare. Ciò, guardi abbiamo due minuti. Ma io la capisco, però lei mi fa queste domande, mi stimola, mi faccia dare una risposta. Detto ciò, tutte le altre città del mondo, le altre città europee stanno iniziando a capire che alcuni mezzi di trasporto in alcune situazioni debbono essere costruiti verso l'alto. Berlino la inaugurerà l'anno prossimo, Londra ce l'ha, Barcellona quindi ce l'ha. Io non ho conferma. Detto che la farò, attenzione, non ho detto che la farò, io ho detto che è da studiare. Da studiare. Che è una cosa diversa. E anche un il buon baratto amministratore, è da studiare, perché l'altra un buon polemica... amministratore deve riuscire a capire, vedere che cosa funziona e se è possibile applicarlo a Roma. Baratto. È stato chiamato impropriamente baratto, si tratta di moneta complementare. Dove viene utilizzata, per esempio in Sardegna, ha fatto aumentare il fatturato di imprese del 15-20% in un momento di recessione economica. Tra l'altro c'è già la Svizzera con la banca Vir, c'è la Danimarca con la Yacht Bank, che sono aperte dal 34, che stanno utilizzando questa modalità e che, attenzione, è una modalità che serve per far circolare beni e servizi. Quindi, tra moneta imprese, complementare tra a Roma. Imprese, senza eludere il fisco, che è fondamentale, e soprattutto viene utilizzata quando le imprese non hanno liquidità economica. Allora io prima di iniziare a fare del sarcasmo, io cercherei di capire se è effettivamente una misura che può aiutare le nostre imprese che stanno morendo o se invece è così da liquidare con una battuta. Quindi perché, la prenderete ripeto, in seria? Le imprese stanno morendo, sì, va analizzata senza Cecilia dubbio. Cecilia Carpio, avevamo pescato una chicca dall'edicola di Fiorello, una vero? Chicca che... È divertente, l'ho già sentito Fiorello e ci siamo... Avete parlato con Fiorello? Ci siamo scambiati degli sms. Ecco, però lei divertente. Esce fuori come la replicante di Grillo e di... non più di Gianroberto Casaleggio che non c'è più, però una sorta di replicante di Grillo, di Battista. Come si scrolla di dosso questa immagine? Ma semplicemente continuando a fare quello che faccio. Ma mi dica una cosa però, perché noi ci siamo visti circa un mese fa, forse un po' meno, vero? Sì, due o tre settimane. Sì. E
Lei mi ha fatto questa stessa domanda, ma anche lei è un po' un replicante di se stesso. Può darsi, no, è che non c'era stato Fiorello. Guardi, le dico una cosa, invece è interessante quello che ha detto Giachetti questa mattina. Lui ha dichiarato in una qualche intervista che chiederà a Renzi di consentirgli di dire, attenzione, Giachetti chiederà a Renzi di consentirgli di dire che ove dovesse vincere o perdere a Roma, la vittoria o la sconfitta sarà sua. Cioè, quindi... Giachetti, cioè lei dice non che Giachetti è un replicante dire... di Renzi. Ma non lo so, però magari un po' dopo di etero direzione, chiediamo. Sa, senta, mi dica l'ultima cosa, che cosa fa la mattina dopo se lei vince le elezioni, che è diventata sindaco, il primo provvedimento che adotta a Roma? Il primo? Gliene posso dire 3-4? Facciamo uno screening sugli appalti a 30 secondi, facciamo però. Uno screening sugli appalti in corso, facciamo un audit sul debito. Sì, ma per i cittadini che io mi accorgo domattina che a Roma cambia qualcosa. Corsie preferenziali, le stiamo già disegnando. Corsie preferenziali, benissimo, va bene. I voti di Salvini non li vuole, vero? Salvini ha detto io voterei Raggi e Appendino a Roma e Torino. Dunque mi pare non che li Salvini di sia residente a Milano, quindi secondo me... Quindi nessun appello agli elettori degli altri partiti? Ma no. Andate avanti da soli. Noi continuiamo a parlare con tutti i cittadini, che per noi non sono elettori, sono cittadini. Va bene, in bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo a Virginia Raggi. Grazie a lei. Grazie a me.